Il grande cuore di Brandon si è dimostrato una grande gara di solidarietà. Sono stato veramente contento di vedere tante donazioni e mi ha sorpreso la forza d'animo dei brandolani. Ringrazio i suoi concittadini e il sindaco di Brendola per il loro saper essere solidali. Da aprile sono già stati raccolti circa 10.000 euro, consentendo di aiutare in tanti modi. Il 131 sono state le erogazioni. E quindi 25 in media a settimana. I volontari che hanno partecipato sono 30 e il ritiro consegna borse per la spesa farmaci 5-7 a settimana. Le consegne borse viveri 17-20 a settimana. E questo è un servizio che in costante crescita vuol dire che l'emergenza non è ancora finita. 4.000 euro invece sono serviti per supportare i cittadini nel pagamento delle bollette, solidarietà che con la ripartenza in vista non deve venir meno perché la crisi è tutt'altro che finita. Serve ancora comunque il vostro aiuto perché le misure governative non sono, a nostro avviso, ancora soddisfacenti e quindi serve ancora l'aiuto dei brandolani. E per agevolare ulteriormente queste donazioni abbiamo anche implementato la possibilità di fare donazioni anche di 1 euro, con quello che avete, tutto serve. Da qui l'attivazione del sistema Satispay che consente appunto anche la minima donazione di 1 euro perché anche la goccia oggi può aiutare.